Si avvicina la primavera, quindi si va sempre alla ricerca di qualcosa per rinnovare un po' l'aspetto della nostra casa e ho pensato di realizzare una serie di fuoriporta intrecciati e l'ho fatto con questo fiore che è molto molto d'effetto. Mi premeva farvi vedere proprio la realizzazione di questo fiore in amigurumi. Poi, come vogliate completare la vostra ghirlanda, poi ci mettete tutto il vostro estro e la vostra fantasia. I materiali sono veramente pochi, avete bisogno del cotone nei colori e nelle tipologie che preferite, perché tanto il progetto vi riesce indipendentemente dallo spessore del cotone, perché utilizzerete chiaramente un uncinetto adeguato. E quindi poi vedrete che, essendo una tecnica amigurumi, basterà aumentare il numero di giri per avere un diametro giusto, un diametro che ci piace. Quindi, indipendentemente da quello che vi faccio vedere, potete variare il progetto come più vi piace. Detto questo, quindi cotone, uncinetto a vostra scelta, poi vi servirà chiaramente un ago con la cruna sufficientemente ampia per far passare il vostro filo e chiaramente un po' di imbottitura sintetica, quella che viene normalmente utilizzata nell'ambito dell'amigurumi, un segnapunti. Cominciamo immediatamente il nostro progetto. Ovviamente, come in tutte le tecniche amigurumi, si parte nel 90% dei casi dal classico anello magico più 6 maglie basse. Vi faccio vedere questo passaggio mettendomi nei panni, insomma, un po' di chi magari non è proprio pratico, però per chi me l'ha visto fare tante volte. 3, 4, 5 e 6. Ok. Fatto questo, andiamo a tirare ovviamente il cordino più corto e andiamo a chiudere il nostro anello. Una volta che lo andiamo a tirare, entriamo in questo punto, il primo punto lavorato, recuperiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. A questo punto l'anello si è chiuso, possiamo tirare leggermente il cappietto. E quindi tagliare il filo in modo che poi non ci darà fastidio durante la lavorazione. Come in tutte le tecniche amigurumi, si va avanti seguendo il sistema di aumentare in base ai punti che nascono dentro l'anello magico. Quindi, se noi siamo partiti con 6 punti nell'anello magico, saranno 6 aumenti per giro. Se partiamo con 8 punti nell'anello magico, andremo a fare 8 aumenti per giro. Quindi, è dai punti che vi vengono qua che andiamo a stabilire quanti aumenti fare giro dopo giro. Quindi, in questo primo giro è abbastanza semplice, andiamo semplicemente a raddoppiare e quindi non metto neanche il fermapunti. Andiamo ad entrare dunque in ogni punto base, sono 6, in ogni punto entriamo due volte facendo quindi dei punti bassi. Poi quando siamo arrivati a farne 12, quindi a raddoppiare i punti di partenza, in questo momento mettiamo il nostro segnapunti e cominciamo a lavorare con gli aumenti, con i 6 aumenti per giro. Come saprete, gli aumenti si lavorano in questo modo. Allora, contate di avere 12 maglie, ovviamente 12 punti bassi. Mettiamo il segnapunti. In questo primo giro faremo un punto basso nella prima maglia. Un aumento nella maglia successiva significa lavorare una e due maglie nello stesso punto. Di nuovo una maglia singola. Nel punto successivo faremo l'aumento. Quando lavorate il 18° punto, mettete nuovamente il vostro segno e cominciamo il secondo giro. In questo secondo giro aumenteremo lo spazio tra un aumento e l'altro, quindi invece di limitarci ad un solo punto, faremo due punti e un aumento, due punti e un aumento fino ad arrivare nuovamente qui. Concluso il giro, ripartiamo facendo questa volta tre punti bassi, quindi uno, due. Opla. 3 punti bassi e nel quarto
Facciamo l'aumento, quindi lavoriamo due punti nello stesso punto di base. Quindi nuovamente ripetiamo tutto quanto fino alla conclusione del giro. Quindi quando arriviamo qua, partiamo col giro seguente. Alla fine del giro rimettiamo come sempre la nostra graffetta. Se adesso abbiamo fatto 3 e un aumento, in questo giro faremo 4 e un aumento, quindi faremo 1. 2, 4 e l'aumento, e questo per tutto quanto il giro. Facciamo il nostro ultimo giro, quindi riepilogando abbiamo fatto 6, 12, 18, 24, 30, 36. Adesso facciamo il giro da 42, quindi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 1 aumento. Allora, io penso che come diametro mi trovo abbastanza perché vedete, abbiamo più o meno coperto la dimensione di questo fiore, che è un fiore già sufficientemente grande. Ovviamente adesso cominciamo a ispessirlo, quindi dobbiamo fare 2 o 3 giri senza aumenti né diminuzioni per creare un po' di spessore, poi cominciamo a ridurre, quindi a richiudere il fiore. Allora, fatti i 3 giri da 42 punti, vedete il lavoro su si è schiacciato e questo è lo spessore che noi otteniamo. Credo che sia sufficiente per il fiore. Se avete utilizzato un diametro più grande, magari un giro in più ci sta anche bene. A questo punto cominciamo il giro di diminuzioni. Come vi dicevo, siamo arrivati a 5 punti e un aumento. Adesso facciamo 5 punti e una diminuzione, quindi 5 maglie, le lavoriamo come sempre. 3, 4 e 5, e poi lavoriamo la nostra riduzione, che significa prendere la costa anteriore di un punto e la costa anteriore di un altro punto, far passare il filo attraverso la prima e la seconda costa e poi chiudere con un semplice punto basso. In questo modo non si viene a formare il buchino, che è assolutamente antiestetico e non funzionale in amigurumi, perché significa che poi esce fuori l'imbottitura. Finito il giro, rimettiamo il fermapunti, andiamo a fare 1, 2, 3, 4 maglie basse e quindi la riduzione. E questo per tutto il giro. Alla conclusione di questo giro ricominciamo facendo 1, 2, 3 punti bassi e una diminuzione. Alla fine di questo giro possiamo cominciare ad imbottire il nostro fiore perché, come vedete, si è cominciato a chiudere a sufficienza. Portando a 3 il numero di riduzioni, a 3 più una riduzione, abbiamo quindi il ritorno a 24 maglie sul perimetro, già la chiusura è più definita. Quindi a questo punto io un pochino di imbottitura la posso comunque cominciare a mettere, perché poi via via che chiudiamo, imbottire sarà sempre più complicato. La quantità di imbottitura un pochino vi regolate in base a quanto volete che sia sostenuto, però non c'è bisogno di imbottire moltissimo, di irrigidirlo molto, perché poi dobbiamo andare a fare queste cuciture con il filo, motivo per cui se poi è troppo rigido rischiamo di non riuscire ad incidere, quindi a fare questo solco in maniera più definita. Quindi un pochino l'abbiamo messa, poi alla fine magari prima di chiudere definitivamente il lavoro, verifico se c'è da metterne ancora un pochino. Quindi a questo punto faremo 2 punti e una riduzione, e quindi arriviamo a 18 maglie su tutto quanto il perimetro. Adesso faremo in questo giro un punto. E una riduzione, portando quindi il numero di punti totali a 12. Il giro successivo sarà quello definitivo della chiusura del lavoro.
Siamo a questo punto e ho messo un altro pochino di imbottitura, è sufficientemente morbido, ma non è vuoto. Allora, a questo punto dobbiamo fare direttamente solo 6 riduzioni, quindi ho tolto il segnapunti, se a voi fa comodo tenetelo ancora. Quindi significa che io entro in una costa, entro nella costa successiva, faccio una riduzione. Ok, poi vado al punto successivo, prendo la costa e poi a quello successivo ancora. Faccio questo lavoro per tutto quanto il perimetro fino ad arrivare al punto di inizio. Dopodiché l'occhiello non sarà definitivamente chiuso. A quel punto lì ci aiutiamo con l'ago. Quindi fate queste diminuzioni che porteranno il numero di punti a 6. Quando avete fatto tutte le riduzioni, estraete semplicemente il filo. Dopo averlo tagliato, vi lasciate un bel po' di filo perché direttamente da qui, senza doverlo aggiungere, andiamo a fare poi tutte le suddivisioni per i petali. Allora, già vedete, è sufficientemente chiuso, però effettivamente l'occhiello rimane sempre un pochino aperto. Quindi, quando si chiude un amigurumi, si arriva a 6, però ovviamente il buchino non si chiude del tutto. Si fa l'inverso dell'inizio. Se all'inizio il buchino si chiude con l'anello magico, dobbiamo fare l'equivalente anche per la chiusura, significa puntare con l'ago tutte le maglie, quindi entriamo attraverso le maglie, noi ne abbiamo 6, quindi adesso entriamo attraverso queste maglie, andiamo semplicemente a tirare il filo. Come si tira il filo, l'occhiello si chiude. A questo punto, una volta che è avvenuta questa chiusura, dobbiamo andare a fare le suddivisioni che servono poi per creare questo effetto. Allora, se ne dobbiamo fare 4, facciamo un discorso a croce. Se ne vogliamo fare di più, da 5 a 6, ci possiamo aiutare anche con le righe degli aumenti, perché se valutate effettivamente la forma, noi abbiamo i 6 aumenti che disegnano 1, 2, 3, 4, 5, 6 raggi. Quindi semplicemente già solo orientandosi con queste, quindi passando attraverso, vedete, questi punti, io rientro nell'occhiello, punto l'occhiello avanti e dietro e tiro il mio primo punto, ovviamente tiro prima il filo e poi lo faccio ben capitare qui. Vedete, la forma è comunque leggermente esagonale perché in amigurumi è importante fare gli aumenti sempre uno sull'altro. E abbiamo tirato bene il filo, si forma questa prima scanalatura che ovviamente non si sostiene da sola, quindi velocemente andiamo a ripuntare l'uncinetto, il nostro ago qui, nuovamente centro e centro. E andiamo a creare lo spicchio successivo, sempre facendolo coincidere. Vedete, io me lo arrotolo anche intorno al dito per essere sicura. E quindi parto, vado nuovamente al centro di qua, sbuco al centro dell'altra parte e vado a fare il mio terzo spicchio. Quindi ho fatto 1, 2, 3, gli spicchi formati sono 2, ma il filo l'ho già passato 3 volte, ok? E poi di nuovo vado avanti così. Quindi in base al numero di spicchi che volete fare, tante volte dovete passare attraverso il lavoro, attraverso la parte centrale del lavoro, cercando poi di essere piuttosto uniformi con la grandezza degli spicchi. Tirate e proseguite in questa maniera, come potete vedere. Se poi non siete convinti, ovviamente il filo questo non è ancora ben fermato. Proseguite così. Quando siamo alla fine, fermiamo sotto con un punto. Allora, con pochissimo filo, con pochissimo tempo e pochissima imbottitura, abbiamo realizzato il nostro fiorellino. La grandezza, lo spessore e la quantità di spicchi da fare sono a vostra completa scelta. Quindi grazie come sempre per avermi seguito, spero che questa idea vi possa essere utile per tutti i vostri progetti. Ci vediamo quanto prima.